i nomi dei creditori di Monte Paschi Siena non escono. 20 miliardi di euro per Monte Paschi Siena e Company e non abbiamo neanche l'elenco dei creditori che hanno creato questo debito. Ormai funziona così, si guarda il pelo e non si guarda il trave. È un sistema che deve essere rotto alla radice. Infatti alla Commissione Europea per le Petizioni hanno accettato la nostra proposta. C'è un chiaro conflitto fra Banca Italia, che è l'organo di controllo delle banche, e le banche stesse, che sono soci di Banca Italia S.p.A. Anche Consob è complice, a nostro parere, dello scempio che hanno fatto e il furto che hanno fatto a tantissimi italiani nei conto correnti. La domanda più ovvia che viene è: ma perché tantissime associazioni, sindacati o partiti politici che parlano male di banche poi alla fine non fanno quello che stiamo facendo noi? Fare politica non vuol dire fare le cose, vuol dire fare in modo di avere un consenso popolare. Oggi c'è una crisi politica mai stata nella storia. Oltre il 50-55% degli italiani non vota più. Ormai la maggior parte delle persone non crede nei sindacati, non crede nelle associazioni, tantomeno non crede neanche nei partiti. Il problema è questo: le persone non credono più a nulla. Non credono più a nulla perché non c'è nulla. Non c'è nulla da credere. Vediamo sotto i nostri occhi degli scempi ogni giorno. 20 miliardi di euro per le banche, 98 milioni di euro ieri o l'altro ieri uscite per il golf. Le persone sono sfiduciate per questo motivo. Ormai del popolo non interessa più nulla a nessuno. La gente è stanca. L'abbiamo visto col Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo. Le persone, piuttosto che votare la vecchia politica, hanno deciso di votare un comico e di dare la possibilità di amministrare città intere a persone che non sapevano niente, ma meglio loro che la vecchia politica. Certo, non è la soluzione, ma almeno è un'alternativa. Purtroppo l'onestà non basta, ci vuole anche preparazione a fare le cose. Io vedo un'unica soluzione, e la soluzione è la cultura. È la preparazione, è la scelta libera di fare delle azioni. Lo vedo nel nostro mestiere. Attraverso la preparazione abbiamo ottenuto dei risultati enormi che mai nessuno ha fatto e continuiamo ad averli. E continuiamo a combattere contro Banca Italia e Consob, chiedendo anche un intervento europeo. Quello che è il nostro lavoro, oltre a combattere contro le banche, è informare. Quello che a noi interessa è rendere consapevoli i nostri associati e i nostri clienti, perché solo attraverso la consapevolezza si arriva a uno stato di non paura e si prende consapevolezza che combattere contro gli illeciti bancari scaravolta l'economia italiana, scaravolta l'economia aziendale, scaravolta l'economia personale. Quando si raggiungerà la consapevolezza che controllare la banca deve essere una questione che deve essere fatta normalmente e non in uno stato di necessità, allora lì cambieremo davvero le cose, perché altrimenti guardiamo il pelo e non guardiamo il trave. Attraverso la banca ci sono tantissime soluzioni nell'economia italiana. La banca vince sulla paura e vince sull'ignoranza. La banca non è un amico, la banca è un'azienda. Un'azienda che specula sul denaro e spesso anche specula sulle persone, perché le persone hanno fiducia del proprio direttore di banca e del proprio consulente. Ma dobbiamo pensare sempre che il consulente bancario o il direttore di banca fa gli interessi del suo padrone, della banca stessa, e non i vostri interessi. Ci sono tantissime leggi a favore dell'utente, ci sono tantissime sentenze e ordinanze a favore dell'utente. L'importante è rivolgersi a professionisti seri che abbiano ottenuto dei risultati e non appoggiarsi a spot e facili soluzioni. Fare questo lavoro è un lavoro molto molto serio. Si ha a che fare con la vita delle persone. Certo, la legge ha delle variabili, ma vi assicuro che se il lavoro viene svolto con competenza ci sono tantissimi risultati ogni giorno. Per quanto riguarda i creditori di MPS, io qualche dubbio lo posso anche avere. Sicuramente sarà qualche amico di qualche amico, ed è meglio
non sapere chi è.